quale migliore occasione per presentare la città all'ultimo progetto in Casa Pascal se non la 67esima fiera dell'agricoltura di Foggia? L'Istituto Foggiano ha scelto il palco delle masserie didattiche. Qui, tra laboratori tematici dedicati all'economia, alla storia e alle tradizioni della Capitanata, il Pascal ha portato i frutti appena raccolti del suo orto biologico. A presentare il progetto anche la dirigente scolastica Giulia Rosa Trimboli. Professoressa Trimboli, quello a cui stiamo assistendo è un passaggio importante per l'Istituto Pascal e per il progetto orto biologico. Assolutamente sì, sta veramente andando avanti come un'attività importante non solo per i ragazzi diversamente abili ma anche per tutti i ragazzi del nostro istituto, grazie alla collaborazione fondamentale dei nostri docenti, dei miei docenti che si stanno attivando in merito a portare avanti proprio questa attività. Per l'Istituto Pascal significa portare in campo gli strumenti operativi propri dell'istituto, propri dell'identità dell'istituto, quali l'aspetto informatico, l'aspetto aziendale, dell'economia aziendale e unirli al territorio, all'agricoltura, all'agroalimentare, che è il nostro futuro. Un prezioso format che punta all'inclusione sociale dei ragazzi con disabilità ma che ha inevitabilmente aperto i cancelli a tutto l'istituto, come ci conferma il professor Carchia. Il nostro orto ha raccolto un sacco di adesione anche fra i docenti, tra gli alunni curriculari. Hanno capito che è una splendida occasione per dare degli strumenti al nostro territorio, per poter capire quella che è l'analisi economica e sostenibile del cibo. Professore, quelli che stiamo vedendo in questo momento sono i frutti del lavoro del progetto orto biologico, è così? Sì, certo, abbiamo avuto la possibilità appunto grazie alla nostra dirigente di realizzare questo bellissimo orto didattico che ci dà la possibilità ai nostri ragazzi appunto di valutare le varie fasi di crescita del nostro prodotto, del cibo che arriva sulle nostre tavole. È un'occasione veramente splendida.